Stacchio è una persona onesta, è una persona per bene, è una persona che ha fatto quello che qualunque cittadino italiano dovrebbe fare, cioè difendere la vita di un'altra persona. Lui ha sparato per difendere una commessa aggredita da un criminale e per aver fatto un gesto di buon senso, quello di difendersi rispetto ad un'aggressione, sono 15 mesi che subisce processi, indagini, che paga avvocati. Oggi finalmente arriva dopo 15 mesi la richiesta di archiviazione, non è ancora stato archiviato, però ha perso 15 mesi della propria vita. Ecco, noi vogliamo evitare con la nostra proposta di legge che, ripeto, una persona per bene onesta come Stacchio, che fa il suo lavoro, possa anche semplicemente essere incriminato per aver difeso un diritto. Cosa prevede la vostra proposta? La nostra proposta di legge dice in maniera estremamente chiara che la difesa è sempre legittima, la difesa all'interno della propria abitazione è sempre lecita, è sempre consentita. Il domicilio, la casa, l'abitazione, il luogo dove una persona vive con i propri figli, con la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro dove viene esercitata la propria attività è un luogo inviolabile, sacrosanto. La sicurezza è vero che è una prerogativa tipica dello Stato, è lo Stato che deve garantire sicurezza al cittadino. Se lo Stato non lo fa, il cittadino all'interno della propria casa ha sacrosanto diritto di farlo.